Ragazzi, Curix, oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui su World Eurator, ovvero un gioco online in cui ti vengono poste due domande e tu devi decidere tra queste due domande. Allora, iniziamo subito. Allora, le opzioni adesso sono tradotte, ma vabbè. Allora, in pratica si può scegliere tra guardare il mio film preferito su ripetizione per un giorno intero oppure guardare Nick e Nora infinite playlist alla volta, cioè vedere le playlist di questa serie TV infinitamente. Boh, io preferirei guardare il mio film preferito a ripetizione per un giorno intero. E infatti il 20, 75, perché non posso, non può essere 750%, perché 6% 700, vabbè, 75% ha deciso di sì. Preferiresti controllare le emozioni di coloro che ti circondano o controllare il tempo? Ragazzi, è una scelta molto drastica, molto difficile, però io scelgo di controllare il tempo, perché cioè formare il tempo potete fare di tutto, potete guardare quando fate i compiti in classe, potete guardare dal libro direttamente, farlo tutto e poi consegnare, prendereste tutti i 10, cioè tranne però nell'interrogazione, ecco, quello sarebbe un problema. Preferiresti possedere una spada laser oppure poter usare la forza? Allora ragazzi, diciamo che la spada laser vince su tutto, cioè se hai una spada laser puoi distruggere ogni cosa tagliandola in due pezzi, però utilizzare la forza insieme al poter controllare il tempo saresti un dio, perché puoi controllare il tempo, quindi puoi andare indietro nel tempo, puoi tornare per vedere se delle persone sono veramente esistite, puoi tornare indietro a ripassare i momenti che ti sono piaciuti, che ne so, Natale, puoi prendere di nuovo i soldi dei tuoi parenti e te li accumuli ogni volta che torni indietro, però poter usare la forza significherebbe poter spostare le cose a distanza, il che sarebbe comodo. Quante volte vi siete seduti sul divano dopo una giornata faticosa e avevate il telecomando vicino alla televisione? A me è successo un casino di volte, e quanto avrei voluto avere la forza per prenderlo a distanza e portarmelo alla mia mano. Quindi usare la forza. Preferiresti parlare in surround, cioè con una voce enorme che quando parli si sente fino dall'altra parte del mondo, oppure quando entri in una stanza avere un proprio tema, cioè una musica che utilizzi quando entri? Beh, non saprei, perché quando sei in classe c'è un supplente e vuoi vedere un film, però nessuno dei tuoi compagni sta zitto e quindi il supplente non vi vuole far andare a vedere il film. Ecco, lì mi piacerebbe avere un suono in surround per urlare contro tutti i miei compagni e rompergli i timpani, e quindi starebbero zitti. Però quando entri in una stanza e c'è tipo, che ne so, la canzone di Star Wars, pam 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 pam, cioè, sarebbe troppo epico. Quindi avrei il proprio tema d'ingresso quando si cammina in una stanza. E l'86% ha deciso anche lui così. Preferiresti utilizzare il touchscreen su tutti i dispositivi, quindi computer, televisione, telefono, tablet e tutto il resto, o utilizzare mouse e tastiera su tutti i dispositivi? Allora, premettendo che a me avere la televisione touch piacerebbe molto. Però se sei seduto sul divano e non hai il telecomando ma ce l'hai solo touch, non è comodissimo. E dicendo anche che io uso maggiormente computer, cellulare lo utilizzo solo quando esco di casa, preferisco usare il mouse invece che se voglio dare manate sullo schermo che poi si rovina, quindi utilizzare mouse e tastiera su tutti i dispositivi. Che poi non sarebbe neanche male utilizzare il mouse sul telefono, no, sarebbe scomodo, in effetti sì. E però solo il 31% ha deciso così. Preferiresti essere il primo, cioè la prima persona a scalare l'Everest, cioè il Monte Everest, oppure essere il primo ad andare sulla Luna?
Io odio il freddo, quindi su Monte Everest non ci sarei mai andato, quindi preferirei essere il primo uomo sulla Luna. E infatti l'85% naturalmente ha deciso così. Preferiresti sapere tutto, però solo su poche cose, cioè conoscerle perfettamente, oppure sapere tutte le tutto di tutte le cose esistenti, però non benissimo, cioè abbastanza male, cioè che... Se uno ti chiede la data in cui è nato Cristoforo Colombo, tu gli sai dire solo il suo anno, ma non il giorno e il mese. Un esempio. Però, se sai bene un paio di cose, puoi per esempio far bene tanto quelle cose, se tipo fai bene il tuo lavoro, possono pagarti di più. Quindi sapere tutto a solo di poche cose. In qualità di leader, preferiresti essere amato oppure essere da temere? Cioè uno bello grosso che se ti guarda tu hai paura, quindi ti giri dall'altra parte, oppure uno che tutti magari non gli danno tanta importanza, perché se sei amato non sei un grande che tutti ti temono e quindi fanno quello che dici. Però se sei da temere è un po' più brutta la cosa, cioè tutti hanno paura di te, quindi preferisco essere amato. L'82% infatti ha deciso così. Preferiresti avere una casa normale come quella che ho adesso in mezzo in una città? Io adesso vivo in un paesino e non mi trovo male, tranne per la connessione internet che fa abbastanza schifo. Oppure avere un palazzo miglia di distanza dalla civiltà? Allora, sinceramente, avere un palazzo ti costerebbe tanti soldi, però visto che una cosa così, soldi, cioè, palazzo apparirebbe, e quindi io venderei il palazzo e mi comprerei una bella casa in città. Quindi avrò un palazzo in distanza dalla città. E infatti il 63% è deciso così. Preferiresti ricevere 5, vabbè, c'è scritto orari, comunque 5 euro al giorno per il resto della tua vita, oppure 50.000 euro proprio qui in questo momento, che se io adesso clicco devono darmeli. Però, visto che io spero di vivere più di 10.000 giorni, quindi 27 anni, preferisco ricevere 5 euro al giorno per il resto della mia vita. Infatti il 52% ha deciso così. Preferiresti essere King Kong o essere Godzilla? Allora ragazzi, dicendo che in molte fanarti, molti non fumetti, però comunque in molte parodie più o meno così King Kong batte sempre Godzilla, io preferirei essere King Kong, perché cioè sei uno scimmione mega palestrato che ti sfugge tutto, anche se Godzilla però è più grosso, però preferisco essere King Kong. Infatti no, però il 56% ha deciso il contrario. Preferiresti parlare solo in haiku, che non so che... Ah, haiku dovrebbe essere tipo poesie, robe, poesie d'amore, così. Oppure parlare solo in testi di canzoni, visto che le poesie sono noiosissime e visto che le canzoni ormai hanno tutte le parole esistenti, quindi puoi fare una frase con interi testi di canzoni, io preferisco parlare con i testi delle canzoni. E infatti... Si vede. In un mese di angoscia, preferiresti essere costretto a camminare in giro per un mese intero senza pantaloni, oppure capannone, non so cosa intenda, penso a rasarti tutti i capelli per un intero mese? Nessuna delle due mi dispiacerebbe, perché non è che esco moltissimo di casa, cioè tra i compiti, poi non ho nessun amico nel mio paese, sono tutti negli altri paesi. Preferirei però non andare però alla scuola. Non so, potrei mettermi una cuffia per andare a scuola, perché andare in mutande. Beh, sì, diciamo i capelli. Infatti. Preferiresti essere ammanettato al tuo peggior nemico per la vita o essere separato da tutta la tua famiglia per la vita? Non so, ragazzi, perché nemici non ne ho. Magari qualche amico qui, non sono tanto amico, però non siamo proprio nemici. Comunque,
Al momento preferisco essere ammanettato mio peggior nemico, però non essere separato dalla mia famiglia. Perché tutti vogliono bene alla propria famiglia, spero. Preferiresti Porsche o Ferrari? Visto che non ho la patente, non ho mai visto dal vivo nessuna delle due, preferisco Ferrari perché ne sento più parlare. Se potessi tornare indietro nel tempo e firmare la dichiarazione di indipendenza, quindi in USA, sarebbe piuttosto, cioè, preferiresti registrare con il tuo vero nome oppure firmare utilizzando uno pseudonimo ridicolo? Non saprei perché, cioè, firmare con il tuo nome, cioè, hai il nome nel trattato di indipendenza sarebbe troppo epico. Però, se firmi con un nome carino, cioè simpatico, ridicolo, è ancora un po' più carino perché tutti leggono il trattato e leggono quel nome, gli viene da ridere. Però io preferisco registrarmi con il mio nome perché sarei ricco e sfondato. Preferiresti essere malato per il resto della tua vita oppure uccidere due cuccioli? Allora, premettendo che a me non piace la violenza contro gli animali, cioè non sono un animalista che non mangio la carne perché a me piace la carne, la cosa che mangio di più, però uccidere due cuccioli senza motivo non è che sia bellissimo, però visto che sono ancora abbastanza piccolo, ho 13 anni, non sarebbe tanto bello essere malato per il resto della mia vita. Poi dipende anche da che malattie è, però comunque vorrei uccidere due cuccioli perché visto che non è specificato potrò uccidere due cuccioli di un animale che è cattivo e brutto, tipo due cuccioli di piranha. Sì, preferirei questo. E infatti, nessuno vuole avere delle malattie. Quindi, ragazzi, direi che per questo video può essere tutto. Ditemi qua sotto nei commenti se questa serie vi è piaciuta, se volete altri episodi. Per farmelo sapere, lasciate anche tantissimi mi piace. E ricordo come al solito di appunto lasciare un bel like, un commento, condividere il video, iscrivervi al canale e noi ci vediamo un prossimo video. Bella Essa cassa. è qua! Oddio. Minchia, va bene.